Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo con la statistica del mese di agosto, siamo alla fine del mese di settembre, domani è l'ultimo giorno, e quindi diciamo quanti erano i fagnanesi al 31 di agosto. I fagnanesi erano 12.549, nel mese di agosto sono nati 10 bambini e sono decedute 9 persone. Un benvenuto e un augurio a tutte le nuove famiglie fagnanesi e i nuovi arrivati, e sentite condoglianze e un abbraccio a tutte quelle famiglie che hanno perso i loro casi. C'è da segnalare che se anche di uno, il trend è stato positivo nel mese di agosto. Veniamo con le brutte notizie. Ci è stato comunicato il 25 settembre che l'ufficio postale dovrebbe, perché è giusto essere un po' pessimisti in questo caso, riaprire il 6 di ottobre. Ci dicono che è per una causa di ritardo di natura tecnica, ci auguriamo che sia l'ultimo rimando e speriamo vivamente che l'ufficio postale con il nostro comune possa tornare a essere operativo dal 6 di ottobre. Faccio presente anche una notizia che arriva dal comando di polizia locale. Questo non è tanto una brutta notizia quanto più una problematica che ci può essere per l'utilizzo di alcune strade. Nella giornata di martedì ci sarà il passaggio della gara ciclistica al Tritico Lombardo delle Tre Valli Varesine e il nostro territorio sarà interessato sulle vie Diaz, Moro e Perbusto. Ci tengo a ricordare a tutti che sul sito internet istituzionale del nostro comune trovate l'avviso per la presentazione delle candidature delle civiche benemerenze. Lo rifaccio presente perché il termine della presentazione sono le ore 13 di martedì 10 ottobre. Siamo all'apertura del nuovo mese, quindi i giorni cominciano a diventare un po' minori e ci tengo perché comunque è un'iniziativa interessante e anche per dare alla commissione la possibilità di valutare più nomi per assegnare le civiche benemerenze. Quindi se avete in mente delle persone che sono davvero meritevoli di questa benemerenza che il comune di Fagnano dà, fatelo presente e scrivete la candidatura seguendo l'iter che c'è presente sul sito internet. Passiamo agli eventi della settimana e si chiude domani sabato 30 settembre il Festival della Vallelona dalle ore 15 presso il Parco Rita Levi Montalcini, il Parco delle Scienze. Ci sarà il laboratorio di movimento creativo, natura, arte, terra e aria, fuoco, acqua, la danza della vita, coreografia e direzione artistica, Gaetano Oliva e Luciano Montani. Sempre sabato alle ore 18 nella sala pluriuso della biblioteca comunale Enzo Biagi, la rassegna Il caffè con l'autore presenta Giuseppina Calvo con il suo romanzo Ago e Filo. Mentre alle 21 nella chiesa di San Gaudenzio, il festival organistico della Valle Oleona propone il concerto il maestro Sergio Paolini. Domenica mattina alle ore 10 in valle è possibile fare una prova gratuita di Nordic Walking che rientra nel progetto della settimana delle prevenzioni. Ritrovo presso Calipolis e il referente è Laura Colombo. Ieri sera c'è stata appunto la presentazione di questa serata sui cammini, sui gruppi di cammino, dove anche a Fagnano c'è l'intenzione e la volontà di istituire un gruppo di cammino. Mentre invece questa sera alle ore 20:45 in Aula Magna l'AMPI insieme all'amministrazione comunale hanno organizzato una serata dove parteciperà Saverio Ferrari. L'invito è aperto a tutti per presenziare a questa serata comunque interessante che parla dei nuovi fascismi. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.